Bella persona, certamente per Gian Maria, indica questo suo essere dentro questa forbice tra personaggio e interprete. Ma c'è un rapporto talmente intenso di Gian Maria col personaggio che secondo me questa forbice è un elemento costitutivo, anche drammatico, della sua personalità. Era esigente, ecco, rispetto al regista, alla truppa, allo sceneggiatore e a se stesso soprattutto, e rispetto in qualche modo al resto del mondo. Schivo, non teatrale. Io ho conosciuto bene anche nella vita, nella Gian Maria e Dario Fo, per esempio, molto diversi. Dario Fo era veramente anche Pasolini direbbe bestia da stile, un animale di scena. Gian Maria era un po' il contrario. Evocatore, determinato, proteiforme e al tempo stesso ogni volta però poi identificato fino in fondo. E poi possiamo aggiungere, in realtà, con una capacità, un retrobottega o una riserva di umorismo e di auto-ironia, ma fino al furir, straordinaria. E creò il primo governo popolare e democratico. Gian Maria Volonté. Della nostra città e del nostro paese, questa città di Roma. Sotto il palazzo della direzione del Partito Comunista. Le tre versioni ufficiali, cioè quelle a palazzo. Al referendum rispondi no. Cittadini che mi ascoltate. Il Partito Comunista Italiano vi invita a votare no sulla scheda del referendum che si terrà il 12 maggio. Per raccontare la storia delle lotte degli operai dell'Apollo, la storia di una difficile scalata attraverso livelli differenti e progressivi della coscienza politica e sindacale degli operai, è necessario cominciare da qui, dal boom, dal padrone di tipo vecchio, dal padrone barone, che a Natale sa toccare le corde giuste, sa commuovere gli operai. Io questo mi ricordo. 68, qui siamo nel 68. E questo piccolo editore si chiamava Pino Vita e aveva messo in piedi una cosa straordinaria. È un quotidiano molto controculturale, eccetera. E aveva creato una redazione in cui c'erano tutti questi professionisti e nella mente di questo giornalista io avrei dovuto essere il direttore. La polizia controlla con assiduità e senza dare nell'occhio. Di giorno un'automobile della squadra politica staziona per ore ed ore davanti al cancello secondario della fabbrica. Di notte qualche volta si dimostra più invadente. Ne parlo con
i compagni di un'area che allora si stava aggregando, che poi sarebbe stata appunto la classe e poi il potere operaio, cioè, e tutti scettici. No, perché poi se noi facciamo un giornale che è sta cosa della controcultura, sai, allora si era austeri. Rivado a una riunione dove c'erano intorno a un tavolo Gianmaria, Magnolia, tutti questi personaggi in mutua. L'unico che si schiera diretto su questa posizione è stato Gianmaria. Però poi dal punto di vista della frequentazione personale ci riperdemmo un po', perché lui dal punto di vista del loro teatro suo e di Lorenzo Magnolia, che si chiamava Teatro di Strada, credo, loro operavano molto epicentro Roma. Però con Gianmaria ci sono delle cose che, anche se non ti frequenti tutti i giorni, rimangono degli elementi di legame forte. L'occupazione è finita. Le mogli non ne potevano più. Sono molto felici. Si sono accumulati debiti, cambiali, affitti, bollette. Padroni di casa e maestre di scuola hanno tolto il saluto. Parenti piccoloborghesi hanno schernito. Frumiri hanno fatto telefonate anonime descrivendo le orge libertine dei mariti occupanti. Ma non importa, stamattina è morto Borgognoni. Alleluia. Accadde in Cile nel 1907. Iquique fu la città. Lì i poveri uomini della Pampa furono uccisi per uccidere. 3.600 sguardi che si sono spenti, 3.600 operai assassinados. Ci proponiamo, attraverso l'uso del nostro specifico, il comportamento degli attori, registi, tecnici, di ricostruire le tre versioni ufficiali, cioè quelle avallate dalla magistratura, sul suicidio, il presunto suicidio dell'anarchico Pinelli. Questo rappresenta l'ufficio del dottor Calabresi. Sono le ore. Io ero stato arrestato il 7 aprile del 79. Poi avevo avuto questo ammalamento forte, per cui ero arrivato a 39 kg, mi ero ammalato davvero. Insomma, alla fine mi mettono in libertà provvisoria, ma avevo in testa una sola cosa: andarsene. Dicono che io, anarchico Pinelli, mi sia alzato per prendermi. Dicono che io, anarchico Pinelli, con un balzo felino mi sia gettato fuori dalla finestra. Il balzo felino dell'anarchico Pinelli. Balzo felino, parole testuali usate dal questore di Milano per descrivere il salto di Pinelli nel cortile. Stavo là con quest'idea. Un giorno era andata a monte un'altra di queste cose. Stavamo io e Lucia. Incontriamo un'amica di Milano. Ci sediamo al bar e dice: ma perché non te ne vai? È una parola, me ne vado. E qui non si trova manco nemmeno più un passaporto, è tutto così. Dice: ma scusa, tu non eri amico di Gianmaria? Beh, sì, insomma. Ma dice: Gianmaria è skipper.
fa anche l'istruttore di vela. E quindi da allora fu come intravedere una possibilità di servizio. Seconda versione, Pinelli, terza. Prima. Dicono che io, l'anarchico Pinelli, mi sia alzato per stirare e che lentamente mi sia diretto verso la finestra, come per prendere una boccata d'aria. Non ce l'abbiamo fatta. Mi è sfuggito per un pelo. Mi è rimasta la scarpa in mano. Il corpo dell'anarchico Pinelli è stato trovato a 3 metri dal muro con tutte e due le scarpe ai piedi. Finalmente arriva il giorno che arrivo da Gianmaria. Partiamo. Lui aveva prenotato 3 cabine sul ferry boat, come si chiama, da Civitavecchia a Olbia. Nessuno mi ha riconosciuto. E partiamo. L'immagine che ricordo, forse un po' romantica, è quella, la barca di Gianmaria, che era bianca con sulla fiancata il verso famoso di Paul Valéry: Le vent se lève, il faut tenter de vivre. Si alza il vento, bisogna tentare di vivere. E allora sto viaggio di notte, sai, queste nottate a motore, a un certo momento non so chi è che si mette, forse Gianmaria, perché aveva un humor, ma un po' segreto, in privato, tipo interpretava di notte anche per tirarmi su. Oh, mia patria, si bella e perduta. E allora lì mi prendeva il cammello, facevo... Insomma, una nottata un po' delirante, finché non approdiamo, troviamo questo giovane già lì con la sua automobile, dice il momento del saluto, quindi un po' commosso così, eccetera. E lì sembrava, non è che si sapeva già che ci sarebbe stata questa anomalia di Mitterrand, quindi il saluto aveva questa cosa di commozione. E questo è stato, così è andata. Vogliamo concludere questo nostro lavoro ricordandovi il dramma di un altro anarchico, Romeo Frezzi, arrestato nel 1897 come complice di un attentatore di Umberto I. L'anarchico Frezzi! Frezzi! Parla! 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 Gli anarchici! Gli anarchici! Gli anarchici! È stato un incidente sul lavoro. Si è suicidato. È vero. Si è suicidato. Si è suicidato. Si è suicidato. Si è suicidato. Pino Pinelli, l'ultimo di una lunga serie di anarchici suicidi. Voi che avete ascoltato la storia che si è raccontata, non dovete pensare che è già passata. Non basta solo il ricordo, il canto non basterà, non basta solo il lamento. Guardiamo la realtà, abbiamo ragioni chiare, abbiamo motivi per lottare. E se ci vogliono schiavi, non ci riusciranno, mai.